Salve a tutti ragazzi e bentornati in una nuovissima avventura con me Matteo Studio. Dopo tanto tempo ho iniziato a fare video e oggi parleremo della serie TV appena uscita, tra virgolette, della targata Marvel Studios. Quindi, ecco, tutto dopo la sigla. Sigla ancora non quella nuova, ma comunque una sigla che siamo affezionati. Vi ho detto che già l'avete vista in live, nella scorsa live, quella di ieri, di venerdì, che c'è una nuova sigla. Questo video sarà con una recensione molto lenta, cioè molto veloce, con però dei pareri personali molto più lenti, quindi la recensione della puntata sarà molto, molto diversa dal solito. Diciamo l'analisi della puntata è molto lenta, la recensione e i pareri personali sono un po' più veloci e allargati. Io direi subito di iniziare, però prima vi ricordo di lasciare un bel like, una bella iscrizione se ancora non l'aveste fatto. Se ancora non avete lasciato una bella iscrizione o un bel like, vi consiglio di farlo. Detto questo, possiamo iniziare definitivamente col video. Allora ragazzi, io mi sento in dovere di dire che questo è una serie TV. Innanzitutto, premesso, è una serie TV che appunto è lenta, sicuro avrà dei ritmi lenti e avrà dei ritmi particolari. Perché avrà dei ritmi particolari? Perché appunto c'è questa questione che è una serie TV, diciamo, comunque over 18, perciò diciamo comunque ci sono scene che possono essere lente, comunque c'è tanto sangue, cosa che però io non l'avrei vietata ai minori di 18 anni, ma di 16, perché alla fine è tranquilla. Fatto sta, la puntata inizia con una bambina che è Maya Lopez, si trova in Oklahoma, e deve andare a New York per vari motivi. Però prima di andare a New York gli è morta la mamma in un tragitto. Ciò gli ha fatto perdere anche la gamba. Cosa che poi però è stata sostituita con una protesi e la mamma purtroppo è deceduta. Nel continuare si trasferisce appunto... vedendo, proseguendo con la puntata, la bambina si trasferisce a New York con il papà. E una volta in questa grande città possiamo vedere lei che pratica va arti marziali e il papà che però è mischiato con la malavita, cosa che poi porterà anche ad essere, diciamo, ucciso e quindi Maya Lopez diventare orfana. Per finire la puntata possiamo vedere, diciamo, qualche chicca, perché la puntata alla fine è finita, perché, a parte che lei ritorna in Oklahoma e quindi inizia a vedere i suoi vecchi amici, sua cugina e tutto il resto. Cosa che però diciamo momentaneamente si può tralasciare, perché una cosa che ci è interessato molto è Daredevil e Occhio di Falco, cosa che in realtà secondo me è il fulcro non della serie ma di questo periodo. Tra l'altro anche Kingpin, che verrà ucciso all'interno della serie TV, cosa che però secondo me non verrà, diciamo, secondo me Kingpin non è stato veramente ucciso e troveranno una scusa per far vedere che in realtà non è stato ucciso, appunto. Spero, mi auguro di essermi fatto capire. Come potete vedere, la recensione è durata sui circa 2 minuti, quindi non tantissimo, ma c'è ancora questa recensione con l'analisi. Adesso direi di passare alla recensione per i pareri personali, perché a me la serie, la puntata mi è piaciuta, la serie mi sta iniziando a piacere, ma è particolare. Non si è capito molto nelle ultime scene e non ho capito moltissimo in alcuni punti, però io posso dire che mi sono veramente divertito e rilassato più che altro a vedere. Era una puntata che comunque 45 minuti se li fa pesare. Non troppo. Tra l'altro, questa serie secondo me è fatta troppissimo, si vede, per inserire e introdurre Kingpin nel miglior dei modi, diciamo, tra virgolette, all'interno dell'MCU e anche, diciamo, per inserire e far continuare a Charlie Fox questo, diciamo, il ruolo di Daredevil, anche se all'interno della serie TV non mi è sembrato lui, però magari possiamo vedere, anche perché si vedrà magari nelle puntate future, anche perché diciamo che alla fine, diciamo che Daredevil qui si è visto in una sorta, diciamo, di neanche 5 minuti della puntata su 45, calcolando che poi secondo me è fatta anche per introdurci a Daredevil Born Again e Spider-Man 4, Spider-Man 5, anche se secondo me nel 5 ci sarà Venom. Però a parte questo, secondo me la puntata è ha un voto, un overall di 6 su 10, non vorrei partire troppo sparato, perché, come dice Zendaya, aspettati una delusione, non sarai mai deluso, in realtà, come dice MJ. Fatto sta, ragazzi, il video giunge al termine, noi ci possiamo salutare in una prossima avventura, in un prossimo video, noi ci possiamo vedere in una prossima avventura, in un prossimo video, noi ci possiamo salutare da Matto Studio, è tutto e niente, bye bye, guys!